ringrazio. Io sono, rispetto a chi mi ha preceduto, un neofita. La prima volta che mi candido in una cosa del genere, lo faccio con grande convinzione, anche se l'ho maturata poi piano piano mentre mi veniva proposta e mentre ci riflettevo sopra. Un brevissimo profilo personale che tra l'altro credo ricalchi un pochino quello che sono stati i punti che hanno toccato anche i colleghi precedentemente. Io mi avvio a circa il quarto di secolo di esperienza quale ricercatore. Ho cominciato quindi circa 25 anni fa, sono un geologo, mi sono laureato a Roma, Scienze della Terra. Sono stato per lunghi anni, per circa 12 anni, precario. Sono stato anche fuori dal mio ente di appartenenza, di provenienza, sono andato a lavorare fuori con altri colleghi in altre città, mantenendo sempre una capacità come dire, di analisi e di attenzione sul lavoro che facevamo importante. Il mio mestiere principale ruotava intorno al ruolo dei sedimenti nelle problematiche di contaminazione dell'ambiente marino. E chiaramente parlando di contaminazione e di inquinamento dell'ambiente marino, il tema si è allargato moltissimo e questo ha dato la possibilità di approcciare a questo ambito, a questa fattispecie in maniera multidisciplinare e integrata, che è stata un po' il filo conduttore, il modus operandi mio e anche delle persone con cui ho avuto il piacere e la fortuna di collaborare. Attualmente sono un dirigente di ricerca, ho la responsabilità di una delle strutture di ISPRA, lavorano con me circa 90 persone, abbiamo sempre lavorato su specifiche convenzioni e finanziamenti esterni. E il tipo di esperienza ci ha portato a coniugare i due aspetti che io ho ritrovato poi in questo istituto, ovvero sia l'aspetto operativo, l'aspetto di ricerca, l'aspetto di approfondimento, la capacità diciamo di analisi e la parte chiamiamola di supporto, la parte di più istituzionale nei riguardi delle amministrazioni di vigilanza. Io ho sempre pensato che questi due aspetti facessero parte di un unico insieme, di un'unica medaglia, due facce della stessa medaglia. E in questo ho trovato conferma nel lavoro. Ho qui, sempre per dare una traccia di profilo personale, qui ho trovato la possibilità di verificare questo. Ho avuto la fortuna di coordinare, di dirigere un lavoro importante per ISPRA, un lavoro di validazione e di verifica su un'opera strategica molto controversa che era il MOSE, e questa diciamo, capacità di mettere insieme i due aspetti, la parte di ricerca, la parte operativa, la parte applicativa e la parte più istituzionale hanno trovato una condivisione ampissima. Sono stati coinvolti tutti i dipartimenti di ISPRA, è stato fatto un lavoro di altissimo tasso tecnico, scientifico e di grande capacità di relazionarsi con le amministrazioni e con il mondo, diciamo, che avevamo dall'altra parte, di cui sono sempre ringraziato i colleghi. E trovo anche nelle parole dei colleghi precedenti, diciamo, una cosa concreta anche in questo tipo di esperienza. Il frutto di questo lavoro non è rimasto esclusivamente all'interno di questo istituto, ma abbiamo pensato che fosse corretto, su un'indicazione anche dall'esterno, di mettere tutto in rete. È stato creato un sito web, quindi c'è stato un trasferimento di conoscenze, una diffusione
una divulgazione. Questo per dire che dal mio punto di vista un aspetto fondamentale di rappresentanza all'interno del Consiglio Scientifico è proprio questo, cioè la capacità di rappresentare l'insieme del mondo ISPRA, mettendo a fattor comune e quindi dando valore aggiunto alle diverse anime, alle diverse capacità. Penso che sono tre gli aspetti che grosso modo ricalcano quello che è stato detto dai colleghi precedenti, da sottolineare, sulle quali penso vada trovata una convergenza e una capacità di rappresentanza all'interno del Consiglio Scientifico. La prima è proprio questa capacità di rappresentanza. Un collega prima sottolineava il fatto che il Consiglio Scientifico, i membri esterni del Consiglio Scientifico sono persone autorevoli, persone di livello, persone con un curriculum internazionale, persone con incarichi scientifici importanti, e quindi ritengo che ci debba essere una capacità di rappresentare l'ente, l'istituto in maniera altrettanto solida, altrettanto importante, e questo chiaramente non è per la figura in sé, ma per una capacità poi di armonizzare, una capacità di raccogliere, di ascoltare. Concordo con l'intervento del collega che mi ha preceduto prima sul fatto che da statuto i compiti del membro eletto non sembrano dare spazio alla possibilità di consultazione con il resto dei colleghi, con le diverse anime, però credo che sia una necessità approfondire su questo aspetto, perché io ho un'esperienza specifica, ho avuto la possibilità, collaborando appunto come dicevo con altri colleghi, di arricchire questa esperienza non solo in termini scientifici ma anche in termini gestionali, in termini di rappresentanza, in termini istituzionali, ma non è sufficiente, c'è sicuramente la necessità di condividere e di mettere a sistema questa condivisione. Quindi una questione anche di metodo, di possibilità di verifica di questa opportunità. Sul discorso dei contenuti, torno a ripetere, l'armonizzazione, la capacità di rappresentare la parte sia operativa, la parte di ricerca, la parte di studio e la parte istituzionale, una funzionale all'altra, perché questo è quello che ci viene, almeno questo è quello che nella mia esperienza è stato richiesto, e cioè un elevato tasso di conoscenza tecnico-scientifica e una capacità di rappresentarlo nelle realtà istituzionali. Questa funzione qua ha bisogno del contributo di tutti. Questa funzione qua, a mio avviso, ha bisogno del contributo di tutti. Ed è su questo che ritengo che ci si debba spendere all'interno di un organismo importante, come sottolineava giustamente anche il direttore e anche gli altri colleghi, quale il Consiglio Scientifico. Io non ho molto altro da aggiungere, se non il fatto che diciamo, personalmente è qualcosa di come dire, sulla quale ho pensato molto, anche per tutta l'esperienza che ho avuto, che è un'esperienza appunto di carattere molto operativo, molto pratico, ma ritengo che questo tipo di esperienza, proprio, quindi aver vissuto in questo mondo in cui occorreva un'organizzazione, occorreva una capacità di approfondire, occorreva una disponibilità, occorreva una conoscenza degli aspetti istituzionali per fonderli e dargli un valore aggiunto, penso possa essere ecco, presa in considerazione nelle vostre valutazioni. Grazie. Ringraziamo il candidato Gabellini per il suo intervento.